Laura, grazie. Bene, direi di iniziare questo consiglio. Buonasera a tutti, buonasera al pubblico, buonasera consiglieri. Sono le 21.34 e dichiaro aperta la fase delle evasioni di interpellanze, mozioni presentate dai consiglieri. Non vedo nessuno iscritto per questa fase, quindi invito i consiglieri a prenotarsi per la fase della presentazione di nuove interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno e mozioni. Direi che anche questa fase possiamo dichiararla chiusa e conclusa, non vedo nessuno iscritto, quindi invito direttamente il segretario generale a procedere con l'appello. Grazie. Buonasera a tutti, partiamo con l'appello per la verifica del quorum strutturale. Giacinto Mariani, Mauro Ballatio, Pier Giorgio Borgonovo, presente, Marco Cagliani, Giuseppina Minotti, presente, Guido D'Auria, Antonio Carmine Graziano, Francesco Giuffè, Maria Teresa Picanò, assente? Non sentivo la voce. Claudio Mainardi, assente. Giuseppe Azzarello, Francesca Mancuso, Chiaramani Canovara, Pantaleone Servitio, assente. Andrea Cattaneo, Gianmario Luigi Alioli, Roberto Trezzi, Stefano Aristide Casiraghi, Luca Ruggeri, Alessandro Tomini, Valeria Curma, Andrea Castelnuovo, Stefano Silva, Pietro Amati, Guido Andiganò, Francesco Togliabue, Giampiero Cazzaniga, Giampaolo Zerini. Presente. Io ho. È entrata la dottoressa Diganò, non sono 23, bensì 24. Grazie Presidente. Grazie signor segretario. Quindi abbiamo il numero più che legale per aprire questo consiglio comunale, sono le 21.37 e nomino come scrutatrice la consigliera Mancuso, consigliera Kuhlmann e la consigliera Giuse Minotti. Scrutatrici rose. Bene, allora, io ho una mia comunicazione riferita su una richiesta che mi è stata fatta.
settimana scorsa dal consigliere Ballario in riferimento alle presentazioni del consiglio comunale di un consigliere esponente della maggioranza che siede in questo sito. Quindi sappiamo che si tratta del consigliere Roberto Trezzi, dove l'ufficio di cui sono io coordinatore in questo momento come presidente facente funzioni ha già comunicato al consigliere Roberto Trezzi, in base all'articolo 30,3 del vigente statuto comunale, la richiesta di comunicazione e motivazioni assenza del consiglio comunale. Infatti l'articolo 30 del vigente statuto comunale disciplina quanto sopra nel seguente modo. Al punto primo, il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del consiglio. Al punto secondo, in caso di assenza, la giustificazione può venire mediante comunicazione scritta e o verbale inviata dal consigliere o dal suo incaricato. Invito i consiglieri che hanno ancora cellulari non silenziati di farlo, per favore, grazie. Ripeto, al punto secondo, in caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta e o verbale, inviata dal consigliere o da un suo incaricato. Al presidente che ne dà notizia al consiglio di tali giustificazioni si prende nota verbale. Al punto 3, i consiglieri comunali che non intervengano per 5 sedute consigliari consecutive senza darne comunicazioni sono invitati dal presidente del consiglio comunale a specificare le motivazioni della loro assenza entro 10 giorni dal ricevimento di tale richiesta. Al punto 4, qualora il consigliere non adempia quanto previsto al precedente comma, il consiglio comunale su iniziativa del presidente lo dichiara decaduto. Al punto 5, la deliberazione deve essere, nel giorno successivo a quello di adozione, depositata nella segreteria generale e notificata entro i 5 giorni successivi a colui che è stato dichiarato decaduto. Al punto 6, qualora invece il consigliere giustifichi al presidente i motivi della sua assenza, quest'ultimo ne dà comunicazione al consiglio comunale durante la prima seduta successiva al ricevimento di tale nota. In tal caso non si procede alla dichiarazione di decadenza. Pertanto, riallacciandomi proprio all'ultimo punto dell'articolo 30, quindi al punto 6, abbiamo ricevuto, in base alla nostra nota che è stata trasmessa al consigliere Trezzi mediante messo comunale, quindi una notifica a tutti gli effetti, ricevuta dal consigliere Trezzi in data 5 novembre 2013, quindi in data 7 novembre 2013, il consigliere Roberto Trezzi ha fatto pervenire all'ufficio del protocollo una lettera che adesso sto a leggervi. Buongiorno, con riferimento alla vostra comunicazione in oggetto, con la presente sono a chiarire quanto segue. Le motivazioni che mi hanno portato a disertare il Consiglio Comunale sono di carattere istituzionale, politico e personale. Nelle date 18, 25 e 30 settembre per motivi politici, nelle date 3 e 22 ottobre per motivi personali, nelle date 24, 29 e 30 ottobre per motivi di salute, vedasi allegati di malattia. Contestualmente comunico, come già anticipato in conferenza capigruppo, che questa sera non sarò presente ai lavori del Consiglio Comunale e do a disposizione di informare il Consiglio stesso, tramite il Presidente del Consiglio, in merito alla richiesta che trovate in allegato che è stata erroneamente indirizzata al segretario generale. Cioè, pertanto, la richiesta, se riuscite a farla pervenire. Dove in tale richiesta citava, indirizzata sempre al Presidente del Consiglio Comunale, egregio, con la presente sono a chiedere, visto la delicatezza dell'argomento e prima di sospetto che in questi anni ha caratterizzato la scena politica della nostra città, no, ma non è questa, è questa. Sì, 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 sì.
Ok, al momento della trattazione del punto avente per oggetto il piano di governo del territorio. Tutti i consiglieri comunali, uno ad uno, dichiarino la propria compatibilità o incompatibilità come previsto dalla legge per la discussione del punto stesso. Ricordo che la norma dell'articolo 78, secondo comma, decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267, afferma che gli amministratori di cui l'articolo 77, comma 2, devono astenersi da prendere parte della discussione e dalla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Poiché diverse sentenze sanciscono che dove si ipotizzi che vi sia una correlazione immediata e diretta dell'interessato, in questo caso il consigliere comunale non possa partecipare in alcun modo né alla discussione né tantomeno alla votazione, chiedo che ognuno in totale trasparenza dichiari il consiglio la propria posizione. Ringrazio anticipatamente per l'attenzione riservata, proprio cordiali saluti. Ecco, pertanto io ho messo al corrente al consiglio comunale quanto espresso anche dal consigliere Prezzi. La non presenza del consigliere Prezzi, quindi l'assenza del consigliere Prezzi questa sera, è dovuta principalmente anche a motivi istituzionali che riguardano la sua figura in seno al consiglio provinciale. Ecco, detto ciò, io partirei immediatamente con altre comunicazioni se non ci sono degli interventi da parte vostra su questa mia comunicazione. Prego, consigliere Pietro Amati. Sì, mi costringerò il capo di cenere, ma mi sembra di aver capito che le assenze di 5 siano state raggiunte in una certa fase e sono state adotte come motivazioni quelle politiche. Mi viene da chiedere, citare una motivazione politica in termini generici è ritenuta giustificazione sufficiente? Perché mi pare di capire che quindi il consigliere non sia decaduto, spero di non aver capito mai, perché poi mancava la chiosa, pertanto il presidente o l'ufficio presidenza dichiara che il consigliere ha tutte le proprie funzioni in essere oppure è decaduto. Mancandomi questo finale e ripensando ad un gruppo di motivazioni, non certo quello di saluto personale, cioè, ma in particolare quelle di salute che sono ovviamente giustificate, ecco, quelle politiche mi fanno un po' incuriosire, diciamo. Non essendo poi presente il consigliere stasera, proprio in occasione del PCT, oggetto che è stato, lo sappiamo tutti, un po' al centro dell'attenzione della sua presenza assenza per alcune dichiarazioni rilasciate ai giornali qualche mese fa, ecco, è evidente che la curiosità della minoranza mi pare più che legittima, quindi avere una dichiarazione formale che il consigliere non è stato decaduto e sapere se queste motivazioni genericamente politiche possono essere accettate dalla Presidenza. Grazie. Grazie consigliere Amati, le rispondo subito in merito. Sulla questione abbiamo già discusso ampiamente in sede negli uffici della Presidenza. Comunque l'articolo 30 dello statuto vigente, quindi del vigente statuto comunale, va a ripercorrere passo per passo, ma andando a rileggere i 6 punti che ho detto, scusate, che ho letto prima, tra le righe non è così semplice e così evidente dichiarare decaduto la partecipazione del consigliere Prezzi, in questo caso, o di un qualsiasi consigliere dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale. Io proporrei di ampliare questo argomento magari in un'altra seduta, magari anche con la presenza del consigliere Roberto Prezzi, in quanto il consigliere Roberto Prezzi, comunque per chi fosse venuto alla conferenza dei capigruppo, chi era presente, comunque ha dato ampie motivazioni della sua assenza di questa sera. Ho in prenotazione il consigliere William Bigarò.
Prego. Sì, anch'io mi stavo confrontando col consigliere Pietro Amati, con i colleghi faccio fatica a capire il senso di tutto ciò, perché qui si adduce tre motivazioni: politiche, istituzionali e personali. Sull'istituzionale e il personale posso concordare, ma se andiamo di questo passo non si riesce a far decadere un consigliere comunale, cioè veramente non si riesce. Poi non vorrei aprire come Partito Democratico i guardacaso di tutte queste motivazioni, perché non credo sia stato appena eletto consigliere provinciale, per cui voglio dire, i beni istituzionali ci sono sempre stati, voglio dire, non riusciamo a capire questa situazione. Comunque, se il consigliere Prezzi, poi vedo qui una bella lista di consigli comunali per la prossima settimana, vedremo se riusciremo a centrare il giorno giusto per cui sarà presente. E poi ritengo, siccome l'ho sempre sostenuto e lo sosteniamo, che questa è l'aula in cui si devono venire a dire le motivazioni politiche, non le procedure tramite lettere, ma qui c'è un rispetto nei confronti del nostro mandato elettorale ed è qui che bisogna rendere conto sulle motivazioni per cui si è presenti o non si è presenti in un consiglio comunale. Quindi io chiedo un approfondimento come Partito Democratico, chiedo il verbale dell'ultima commissione, visto che lì c'è contenuto il tutto. Il Presidente ha appena dichiarato che ha adotto motivazioni particolari in questa conferenza capigruppo, per cui chiedo l'acquisizione del verbale. Grazie. Grazie consigliere Viganò. Ho ancora scritto il consigliere Amati, ovviamente per un'altra comunicazione o sempre no, volevo solo associare. Prego, consigliere. Sì, so che non posso intervenire per la seconda volta, volevo solo chiedere di avere anche come scelta civica io il consigliere Borgonovo medesimo verbale, quindi mi associo alla richiesta del consigliere di Viganò, era solo questo, grazie. Beh, comunque giusto per competenza e per definire la comunicazione, il consigliere Borgonovo era comunque presente nella stessa commissione capigruppo. Prego consigliere Borgonovo. Sì, visto che sono stato tirato in ballo, io ho partecipato alla riunione del capigruppo l'ultima volta. Non mi pare che il consigliere Trezzi abbia addotto tutta una serie di dettagliata di giustificazioni in merito alle sue assenze. Il consigliere Trezzi si è limitato a dire che questa sera non poteva essere presente perché come consigliere provinciale tutti i giovedì hanno il consiglio provinciale, era impegnato là. Ha detto che probabilmente avrebbe fatto anche molto tardi e non poteva essere presente. E poi ha presentato due richieste alla Presidente facente funzioni del Consiglio Comunale. Una è quella che ha appena letto, che venisse precisato quali sono i limiti per i quali ci possono essere degli impedimenti da parte dei consiglieri nel votare il piano del PGT. E l'altro, non mi ricordo qual era l'argomento perché al momento non mi viene in mente. Ma la domanda che ci facciamo è questa. Siccome le vicende che hanno portato e che porteranno all'adozione del PGT, almeno questa è, mi pare, la volontà della maggioranza, sono vicende che hanno scosso in questi ultimi anni, soprattutto da un anno e mezzo a questa parte, l'opinione pubblica e che sono al centro di questioni tuttora sotto l'occhio e il controllo da parte della magistratura, non riguarda il PGT ma riguarda altri fatti, che comunque hanno a che fare con l'urbanistica, con l'edilizia, eccetera. E siccome su questa posizione è avvenuta, perché bisogna riconoscerlo, una frattura grave all'interno del Consiglio Comunale tra la rappresentanza, il gruppo del partito della Lega Nord e la maggioranza dell'amministrazione comunale, con la dimissione dal Consiglio Comunale di ben 6 consiglieri della Lega Nord, con la successiva surroga che è avvenuta, come sappiamo, con le modalità che sono venute, l'unico consigliere che non si è dimesso, ma non che non si è dimesso perché non era d'accordo con quelli che si sono dimessi, perché
perché le dichiarazioni sui giornali sono chiare, le sue dichiarazioni, ma solo perché per rispetto del ruolo istituzionale che lui svolge a livello di consiglio provinciale ha ritenuto di non creare ulteriore confusione e polemica dimettendosi anche dal consiglio comunale. Ecco, è proprio il consigliere Trezzi capire e sentirsi dire in modo chiaro quali sono le ragioni politiche per cui lui ha ritenuto e ritiene di non venire in consiglio comunale spesso, come è successo, credo che sia importante per capire bene quale potrebbe essere nel futuro anche l'atteggiamento del suo partito e comunque per quanto riguarda le sue opinioni personali. Ecco, da questo punto di vista io, partecipando all'unione del capigruppo, non ho assolutamente sentito spiegazioni che siano in merito alle ragioni politiche che l'hanno portato. Quello che so è quello che ho letto sui giornali, come avete letto tutti. Grazie consigliere Borgonovo. Ho in prenotazione sempre su questa comunicazione consigliere Giuseppe Minotti. Prego consigliere. Grazie presidente. Sì, nella conferenza dei capigruppo sono state messe, diciamo così, sul tavolo due motivazioni, due giustificazioni, quella personale e quella amministrativa, che giovedì è un giorno in cui il consigliere Trezzi non può partecipare al consiglio comunale e al consiglio provinciale. Nella lettera mandata invece al presidente si parla genericamente di motivazioni politiche. Ora, le motivazioni politiche non sono state espresse qua, ma credo che ormai da mesi sui giornali le motivazioni politiche del consigliere Trezzi sono state espresse. Qual è quindi l'errore che gli attribuisco? Indipendentemente dal fatto che ognuno di noi può avere problemi istituzionali, di lingua anche familiare, per riuscire a spiegare il proprio dovere di consigliere comunale. Fra parentesi, anche per me il giovedì è un giorno particolare, quando per anni è stato il martedì, ognuno programma la propria vita della settimana tenendo conto di martedì del consiglio, poi si trova una serie di giovedì ed è tutto un po' sballato. Chiuso la parentesi, io attribuisco l'errore al consigliere Trezzi di non aver espresso in questa sede le motivazioni politiche, avendo così tolto al consiglio, ai suoi stessi consiglieri di maggioranza, ai consiglieri di minoranza e a coloro che sono che partecipano a questa assemblea, ha tolto la possibilità di discutere le sue motivazioni, magari facendole anche proprie, perché io sono estremamente convinta che non sono tutte così peregrine le sue motivazioni, la sua assenza dal suo gruppo e dalla maggioranza in cui ha militato per tanti anni non è poi così un capriccio o così leggera come posizione o non influente. Io credo che invece abbia delle motivazioni serie e credo che ognuno di noi ce le abbia, parte di quelle motivazioni serie che l'hanno mosso a staccarsi politicamente da questa maggioranza e dalla partecipazione a questo consiglio. Qual è quindi secondo me il suo errore? Quello di non aver messo in discussione, in gioco queste motivazioni per dare la possibilità magari addirittura di avere un sostegno da parecchi consiglieri, da questo consiglio, perché ripeto, non sono così peregrine le sue preoccupazioni e le sue prese di distanza, e ne avremo sentore e ne avremo la possibilità di discuterle sicuramente nel momento in cui il PGT verrà portato in discussione in questo consiglio. Credo che ogni consigliere debba avere questa responsabilità di mettere in questa sede, di portare in questa sede le motivazioni della sua partecipazione, della sua non partecipazione, del suo consenso, del suo dissenso. Poi le motivazioni personali e familiari, ognuno di noi penso ce le abbia, non solo quelle che pesano secondo me sulla scelta del consigliere Trezzi. Grazie consigliere Minotti. Non vedo più nessuno prenotato per eventuali comunicazioni, quindi pertanto dichiaro chiusa la fase delle comunicazioni e parto immediatamente con la fase dei punti scritti all'ordine del giorno, come già deciso e stabilito
in conferenza dei capigruppo. Pertanto, come stabilito in conferenza dei capigruppo, passo ad introdurre il punto 1338, surrogazione del consigliere comunale Domenico Anania, dimissionario, in seno alle commissioni consigliari permanenti. Ecco, su questo punto io ho già comunicato una mia richiesta ai capigruppo durante la conferenza, di cui, essendo decaduto in quanto dimissionario dalle commissioni il consigliere comunale Domenico Anania, quindi andrebbe surrogato nelle stesse identiche commissioni il surrogante, che è il consigliere Alioli. Quindi chiedo se questa surrogazione può avvenire mediante voto palese. Pertanto invito il capogruppo del gruppo interessato a fare un'eventuale dichiarazione su questo punto. Prego, consigliere Novara. Grazie Presidente, confermo la candidatura del consigliere Aglioli in surroga al consigliere Anania nelle commissioni di cui lo stesso faceva parte, e quindi, se non vado errando, la commissione sicurezza e la commissione sport politiche giovanili, oltre alle due commissioni in cui il consigliere Anania era supplente. Grazie. Grazie consigliere Novara, ho in prenotazione il consigliere Borgonovo, prego. Sì, noi come gruppo Scelta Civica confermiamo quanto concordato a livello di commissione capigruppo, quindi siamo favorevoli a una votazione unica, al voto palese, e chiaramente noi ci asterremo dalla votazione, però ci va bene che sia indicato direttamente dalla maggioranza, aspettando la maggioranza l'indicazione della supplenza. Mi è venuto in mente l'altro argomento su cui, scusi, mi approfitto perché il voto di memoria è diventato vecchietto. Il voto di memoria prima. No? L'altra comunicazione riguardava la Tales, cioè il consigliere Trezzi, durante la riunione del capigruppo, ha presentato una richiesta di approfondimento in merito a una questione che riguarda l'autorità competente dell'approvazione dello schema finanziario della Tales, che non si capiva bene qual era, per cui in base a questo approfondimento si poteva venire fuori che, non avendo rispettato la procedura giusta, poteva anche succedere che la delibera sulla Tales potesse essere nulla. È stato dato incarico al Presidente del Consiglio Comunale e di sentire gli uffici di approfondire l'argomento. Grazie consigliere Borgonovo. Ho un intervento da parte del signor sindaco di Città Vagliani, prego. Sì, ringrazio il consigliere Borgonovo che mi dà la possibilità di intervenire sul discorso della Tares, che purtroppo, dico per gli importi e per il fatto che sta arrivando in questi giorni nelle case di Città di Serena, è un argomento per quanto riguarda il Serena importante, ma per quanto riguarda il territorio nazionale è molto importante. Poi vi faremo arrivare la risposta scritta, visto che è arrivata ieri la richiesta, e quindi argomenteremo la nostra risposta. La richiesta del consigliere Trezzi, come quella di altri molti consiglieri quando si è discusso all'interno di questo consiglio comunale, non è peregrina, ma è quella prevista per legge, che dice qual è l'ente superiore che possa identificare e verificare il piano finanziario per quanto riguarda la TARES. Non so, e non voglio essere polemico, però non so quanti di voi hanno avuto la bontà di guardare la documentazione, la delibera, gli argomenti inseriti nella cappelletta del Consiglio Comunale. La risposta è già lì nei documenti, basta leggere. Ve l'anticipo, poi arriverà per iscritto, e quindi ringrazio il consigliere Borgonovo che mi dà così a rispondere. È un problema di livello normativo, e in questo caso ci viene in soccorso, nel bene o nel male, della Regione Lombardia, che non ha deliberato nulla, e quindi in assenza di deliberazione in assenza di de-
io ho il telefono touchscreen che era... Dicevo, in assenza di una delibera della regione che è l'ente deputato per essere l'ente superiore e indicare chi è, quali sono le indicazioni per la determinazione della TARES, la regione Lombardia, come altre regioni d'Italia, non ha deliberato in questo senso. Quindi su una circolare ministeriale, ripeto, allegata all'epoca della discussione della TARES, quindi regolarmente predisposta dal nostro responsabile finanziario, dottor Biscardi, ovviamente dal segretario e dal vice segretario che hanno dato tutti i pareri di legittimità contabile e amministrativa, in assenza della delibera regionale, l'ente è l'ente comunale, cioè siamo noi. Quindi basta leggere le delibere, basta venire in consiglio comunale, basta informarsi, basta esercitare il proprio diritto di consigliere comunale, cioè quello di leggere le delibere e non di fare politica. Quindi questo mi dà la possibilità, ma mi darà la possibilità al segretario, che risponderà ovviamente tecnicamente con le parole, le motivazioni tecniche adeguate, ma la questione è, in assenza della delibera regionale che identifica l'ente regionale come l'ente responsabile, c'è una circolare del Ministero, quindi del nostro governo, che chiarifica e che specifica che l'ente deputato a dare le indicazioni, a fare le verifiche, quindi a fare da supervisor, quindi da supervisore, siamo noi, cioè è questo consiglio comunale, quindi all'interno della delibera, qui c'è il segretario che mi dà conforto, non è un'interpretazione, ma c'è proprio una circolare del Ministero che dice chi fa che cosa, e quindi basta aprire la cartellina, basta aprire la busta quando arriva a casa, dove ci sono i documenti che non arrivano a casa sono, come previsto dal nostro regolamento e dal nostro consiglio comunale, nelle 24 ore precedenti sono disponibili tutti i documenti e basta sincerarsi di questa cosa. Quindi questa è la risposta a quanto riguarda la TARES. Ma dirò una cosa in più che ha fatto, per così dire, impazzire nelle ultime 48 ore il sottoscritto, il dottor Biscardi e il segretario generale, e cioè questa simpatica uscita del nostro governo che dice ma sulla TARES si può anche tornare indietro. Non so se avete seguito, se immagino che in più è sfuggita questa cosa, non perché vi interessate, perché è stata una dichiarazione che è arrivata recentemente che dice ma potremmo anche tornare indietro sul discorso della TARES. Io appena ho sentito questa cosa chiamo Biscardi, chiamo il segretario e dico caspita, immediatamente torniamo indietro. E allora andiamo a fare i conti. Il fatto di tornare indietro, ripeto però, qui si vive la giornata, ma si vive la giornata sull'indicazione del governo, perché figuratevi se si potesse effettivamente tornare indietro, io immediatamente porterei l'attenzione della Commissione e del Consiglio Comunale di tornare alla precedente normativa. Comporterebbe, ripeto però, stiamo verificando in queste ore, perché si vive veramente in una situazione fantoziana, si può cercare di tornare indietro, ma comporterebbe, tra virgolette, un risparmio per la comunità intorno ai 300.000 euro. Capite bene che 300.000 euro su 4 milioni di tassa, stiamo parlando magari di 10 euro a una famiglia, 50 euro, e vorrebbe dire rimettere in discussione poi tutto il bilancio, tutta la questione. È una cosa estremamente grave e allucinante. Cioè che un governo dica che si può ritornare sui propri passi di un'imposta e dare l'impressione, ma questo lo dico come comune di Sereno, mi sono proprio confrontato questo pomeriggio col mio collega Attilio Fontana, che è il presidente dell'ANCI Lombardia, il quale era inviperito, perché nell'immaginario collettivo, se esce questa notizia dove si dice che si può ritornare sui propri passi della TARES e quindi ritornare alla precedente comunicazione, si riscarica nuovamente la responsabilità sui comuni, cosa che i comuni, e mi immagino per quei in provincia di Monza, quei 4 o 5 comuni che hanno già approvato il bilancio, perché siamo a questi numeri su 55, no? E tutti noi entro la fine del mese per mese dobbiamo approvare il bilancio, cosa può comportare a livello nazionale, cioè si trasferisce l'incapacità di un governo sui comuni ancora una volta.
Quindi veramente stiamo vedendo, tra virgolette, io non faccio parte dell'ANCI, ma essendo amico e collega del sindaco di Varese, che è presidente della geopatia, quali altre iniziative fare nei confronti del governo, perché noi abbiamo fatto una manifestazione a Roma, qualcuno chiama anche per stiamo vedendo l'ultima manifestazione che abbiamo fatto a Roma prima dell'estate con tutti i sindaci a nord del vero della Brianza, eravamo tre, ero io Scandagatti e altri due o tre sindaci, 4-5 comuni della Brianza. La realtà è che se ci sentiamo impotenti, perché che tipo di manifestazioni possiamo fare con i sindaci, perché la realtà di questa assurdità del patto di stabilità delle regole è incredibile. Siamo invece preoccupati, è una cosa che sentiremo durante il bilancio ma anche successivamente, sulle prossime imposizioni e tasse che questo governo intende portare nei comuni, perché ci troviamo in una situazione fantoziana di fare un bilancio preventivo a novembre, quindi 30 giorni prima della fine dell'anno. Come sapete, e lo dico sempre e ci tengo a sottolinearlo, io avevo adottato la buona abitudine del Cicipero, che era il mio predecessore, di approvare il bilancio preventivo a dicembre, quindi veramente un bilancio preventivo prima della fine dell'anno. Oggi approviamo per legge un preventivo a novembre, quindi 30 giorni prima. Ma qui siamo, si ha la sensazione, ed è una sensazione che riporto in una discussione che abbiamo avuto dai vari sindaci del territorio nazionale, recentemente avuta in un incontro a Milano per l'Expo, sul fatto che si introduca la nuova tassa che sostituisca, generale, che sostituisca la TARES, l'IMUS, che dice quella che stiamo vedendo oggi giorno sui giornali, ma non scientemente, in funzione del debito pubblico. Cioè si farà, lo Stato farà un conto, si capirà quant'è il buco, allora a quel punto si fa un'unica tassa con un nome fantasioso, che sarà qualsiasi nome, e lì si decide l'importo. E poi viene tutto scaricato su dichiarazioni, il governo aumenta le tasse, la realtà dove aumenta le tasse? A livello comunale, l'IMU, la TARES, l'IRPES e via dicendo. Quindi noi diventiamo veramente degli esattori, cioè diventa una lotta dei poveri, perché poi alla fine andiamo ancora una volta a interferire nel bilancio familiare dei nostri cittadini chiedendogli dei soldi. Quindi, scusatemi l'intervento politico, però è veramente una situazione fantoziana. Cioè io, parlando l'altro giorno con Biscanti, che avete conosciuto recentemente in Consiglio Comunale e di conseguenza col segretario, si vive la giornata. Cioè noi giovedì della scorsa settimana abbiamo subito un taglio di 600.000 euro. Cioè il nostro comune, come tutti i comuni d'Italia, hanno subito un taglio dal 30-33%. Noi avevamo certamente un taglio sul nostro bilancio di 1.850.000 euro, poi è diventato 1.870.000 euro, che era determinabile, cioè usciva da un calcolo, anche se astruso, da un calcolo tecnico che i nostri uffici, come tutti gli uffici comuni, potevano fare. Poi c'era una parte variabile, che sono questi 600.000 euro, dove lo Stato ci dice, a me non interessa quello che tu hai incassato, perché voi sapete che il comune ha la certezza di quello che hai incassato, perché per l'IMU e per tutte le altre imposte manda il bollettino, sa quello che chiedo, sa quello che incassa. Allo Stato non gli interessa. Allo Stato fa un conto presuntivo dove a priori dice tu hai incassato X e quell'X è incontestabile. Per il comune di Seregno vale altri 600.000 euro in meno di trasferimenti, perché secondo loro abbiamo incassato altri 600.000 euro ed è incontestabile. Ma questo vale per Seregno, per Desio, per Cantù, per Como, per Milano, in proporzione al numero degli abitanti. Capite bene che così è ingestibile la situazione, diventa veramente fantoziana. Ritornando al discorso di prima della TARES, l'altra situazione, e non so il motivo per cui la Regione Lombardia all'epoca non deliberò e non decise di dare delle indicazioni ben precise, e sinceramente questo sono impreparato, non so la tempistica su cui la Regione Lombardia avrebbe dovuto a suo tempo predisporre il regolamento e quindi diventare essa stessa l'ente indicatore, quindi non so se fu il motivo per cui c'erano le elezioni,
ci fu il momento in cui non ci fu più Formigoni, quindi ci furono le elezioni, quindi non ci fu il tempo tecnico per arrivare a questa questione, però sia la Regione Lombardia che altre regioni del nostro territorio non hanno deliberato. Quindi l'ente preposto, quindi l'ente principe per dare le indicazioni, ovviamente è il Consiglio Comunale, però ripeto, queste indicazioni, ovviamente in maniera più succinta, ma dati tecnici alla mano, riferimenti normativi alla mano, erano nella cartelletta e sono negli atti a disposizione di tutti i consiglieri. Scusate se mi sono dilungato in più su questa questione, ma credo che, a prescindere dalle posizioni politiche, è una questione che preoccupa tutti i partiti politici, scusate il giro di parole, del nostro territorio, perché oggi sono io sindaco, ma l'anno prossimo potrebbe essere qualsiasi altra persona. La questione è che si vive alla giornata e veramente i nostri uffici non sanno più cosa fare, le dichiarazioni addirittura che la TARES può essere modificata sono fuorvianti, perché se modifichiamo la TARES non si ritorna allo stato precedente, ma si ha una modifica estremamente contenuta che però ad oggi è impraticabile da questo. Grazie signor Sindaco, quindi torniamo ancora sulla questione del punto 1338 sulla richiesta da parte della Presidente facente funzioni per il voto palese della surrogazione del consigliere comunale Domenico Anania. Ho altra votazione, sempre su questo punto, il consigliere Castelnuovo. Prego consigliere. Grazie Presidente, il gruppo consigliere Lega Nord è favorevole alla surrogazione del consigliere Anania per quanto riguarda le commissioni emergenti con voto palese. Grazie. La ringrazio consigliere Castelnuovo. Sempre su questo punto non vedo più nessuno prenotato, quindi io passo direttamente alla votazione per la surrogazione del consigliere Anania. Ecco, con il consigliere Aioli, comunque metto in sull'attenzione delle votazioni le scrutatrici, quindi abbiamo una rosa rosea di scrutatrici, quindi pertanto abbiamo in surrogazione come componente effettivo alle politiche giovanili e sportive e alle politiche della sicurezza, della mobilità e di protezione civile. Mentre sempre in surroga come componente supplente alle politiche di pianificazione territoriale e alle politiche educative, scolastiche e servizi all'infanzia. Sì, ovviamente viene in surroga il consigliere Gianmario Aioli. Ecco, pertanto metto in votazione. Chi è favorevole? Quattordici voti favorevoli. Chi si astiene? Nove voti d'astensione. Contrari? Voti contrari? Nessun voto contrario. Quindi per l'immediata esecutività, chi è favorevole? Chi si astiene? Sei astenuti. Chi è contrario? Nessuno. Pertanto dichiaro chiuso anche il punto 1338. Sempre come già discusso e già introdotto nella commissione dei capigruppo, passiamo al punto 1.311, adozione del piano di governo del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 12/2005. Ecco, l'introduzione.
Prego, consigliere Maria Teresa Viganò. Grazie Presidente, sia una mozione di due che sono svolgite da voi, nel senso che, premesso che sono assolutamente favorevole alla presentazione della seconda bozza del PGT, propongo una questione sospensiva ai sensi dell'articolo 46 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, questione pregiudiziale o sospensiva, articolo 46, e questo perché sono iscritte all'ordine dei lavori due mie mozioni molto vincolanti e propedeutiche che appunto alla presentazione del punto 311. Il già Presidente D'Auria aveva più volte assicurato in conferenza capigruppo appunto la discussione di queste due mozioni prima del punto in questione che lei sta per introdurre. Grazie. Grazie consigliere Maria Teresa Viganò. Ho sempre su questa sua, su questo suo intervento il signor Sindaco Giacinto Mariani, prego. Sì, io ringrazio, capisco le motivazioni della consigliere Viganò, ma la maggioranza è contraria, perché stasera si tratta esclusivamente della presentazione, dell'illustrazione della seconda bozza, del, giustamente come l'aveva indicato, del PGT, che è pubblicata sul sito del Comune da aprile, che è stata regolarmente iscritta diversi mesi fa. Questa sera c'è esclusivamente l'illustrazione. Come sa, nella Commissione Capigruppo si è preso l'impegno che la discussione di questo punto avverrà ovviamente nel mese di dicembre, dopo che verrà esaurita la discussione per quanto riguarda il bilancio, l'assestamento di bilancio e la messa in liquidazione di MSP, quindi ovviamente fra oltre tre settimane. Credo che gli argomenti che lei messi in discussione possano all'interno della Commissione Capigruppo trovare nelle more degli interventi vari del PGT una discussione, quindi il fatto di discutere o meno un argomento, i suoi argomenti poco inficiano l'illustrazione di una bozza di piano regolatore che ho messo in discussione, che è già, ha già avuto oltre 3.000 contatti, ha già avuto una piena e ampia discussione, quindi ogni e qualsiasi delibera non hanno nessuna diciamo indicazione e modifica all'atto della presentazione. Possono essere sicuramente strumentali, non nel senso negativo della parola, ma nel senso dell'accezione positiva della parola, per le delibere propedeutiche, per la discussione generale per quanto riguarda la discussione del PGT, e credo che possa essere rimandata alla Commissione dei Capigruppo una calendarizzazione degli interventi, visto che la maggioranza, concordando credo con le opposizioni, ha deciso la calendarizzazione, quindi la possibilità di discutere poi dopo l'illustrazione il nostro piano regolatore generale, quindi per 2, 3, 4, 5 o 6 discussioni, quelle che saranno e quelle che occuperanno il tempo che i consiglieri comunali riterranno opportuno, nulla vieta di aggiungere anche gli argomenti da lei richiesti, che ovviamente nulla hanno a che modificare sull'illustrazione di una delibera che verrà discussa tra almeno 3 settimane. Grazie signor Sindaco, sempre su questa presentazione ho una valutazione del consigliere Maria Teresa Viganò, prego. Sì, ringrazio il signor Sindaco di questa sua precisazione, ovviamente mi sono premurata di farlo presente proprio per evitare di essere al di fuori di qualsiasi tempistica, per cui inficiare la mia possibilità di illustrare e discutere le due mozioni, così come appunto d'accordo fin dalla presidenza di Italia, che immagino che avendo passato le consegne ai successori avrà passato tutte le consegne, quindi al momento della discussione di questo punto siede il consigliere Graziano Graziano, il quale appunto penso che con questo intervento del sindaco si impegni ovviamente a prendere nota di questa possibilità di discutere due mozioni che ovviamente vanno discusse prima della discussione sulla seconda bozza del PGT. Sì, sì, assolutamente non ci sono problemi. Sì. Cioè, scusate, sto andando un attimino che confusione ecco, su questa cosa qui. Cioè, praticamente la consigliere Viganò deve ritirare le sue due stasera le sue due mozioni. Cioè io. Cioè la mozione che ha fatto adesso, scusi, ecco. Se la ritira per discuterla dopo nella commissione capigruppo, ecco.
avendo chiesto lei di mettere in votazione la sua questione, la sua questione sospensiva, se lei mi ritira la questione sospensiva per discuterne dopo ai capigruppo, ecco, tutto lì. Prego, prego. Grazie Presidente, ma se la luce non diventa rossa non posso parlare, mi pare, fino a prova contraria. Ho detto appunto che ringraziavo il sindaco dell'impegno che si prende dicendo stasera non si discute perché non si introduce il punto ma si illustra soltanto. E io ho ribadito, riformulerò la mia richiesta all'inizio della discussione se per stasera non si intende introdurre una discussione, perché come lei mi insegna l'articolo 46 dice che la pregiudiziale o la sospensiva va presentata prima della discussione del punto. Prego, signor sindaco. Forse mi sono spiegato. Il punto viene introdotto, perché nel momento in cui noi illustriamo il punto introdotto, stasera non c'è la discussione, c'è l'introduzione del punto, poi io ovviamente non partecipo alla commissione capigruppo per le motivazioni che ho spiegato, nel senso che avendo il doppio ruolo di sindaco e di consigliere comunale, cerco di fare il sindaco e di non partecipare alla commissione capigruppo, lasciando lo spazio ai capigruppi politici per decidere come discutere. La mia proposta era, noi questa sera, ovviamente poi andiamo in votazione, quindi le spiegavo, io sono contrario a discutere i suoi punti prima dell'illustrazione, proprio perché questa sera è l'introduzione del punto e la illustrazione del punto. Fermo restando che per le prossime tre settimane, quindi fino ai primi di dicembre, quindi 2, 3, 4, 5 dicembre, non so quando deciderà la Commissione Capigruppo di fare consigli esclusivamente comunali, esclusivamente per la discussione del bilancio. Noi discuteremo da qui a fine mese il bilancio preventivo, l'assestamento e la messa in liquidazione della MSP. Questo è l'impegno che abbiamo preso in questo consiglio comunale e nei capigruppo. Dopodiché a dicembre ci saranno i vari argomenti legati, quindi le discussioni come avete deciso all'interno della commissione capigruppo, legati al PCT. Nulla vieta, e questo lo chiedevo a lei, se lei ritira o meno poi deciderà lei cosa fare, le sue mozioni o ordine del giorno, non mi ricordo, mi deve scusare, non mi ricordo cosa siano, verranno discusse all'interno di questo pacchetto di serate dedicate al PCT. Quindi se all'interno della commissione capigruppo si deciderà di discutere prima delle delibere propedeutiche, se ci sono delle delibere propedeutiche, di unica discussione o meno di quello che avete deciso su come discutere, dico avete deciso come capigruppo, il PGT, nulla vieta di aggiungere i due ordini del giorno che lei, via preventiva ovviamente, se modificano il PGT, per la discussione. Stasera c'è l'illustrazione, ma l'illustrazione vuol dire dare inizio all'iter del PGT, quindi per noi questa sera si introduce il punto, non è un'illustrazione fine a se stessa. Questa sera è il primo consiglio comunale al PCT. Ovviamente io le ho fatto questa proposta, se lei non ritira come nel suo diritto la proposta che ha fatto si mette i voti, la maggioranza voterà contrariamente alla sua proposta. Fermo restando ovviamente la sua possibilità di riportare le sue istanze all'interno della commissione capigruppo per discuterle nelle serate del PCT. Quindi ci tenevo a chiedere questa cosa perché non è un'illustrazione fine a se stessa. È un'illustrazione di introduzione, punto, così come avete concordato nella commissione capigruppo. Grazie signor sindaco. Prego consigliere Viganò. Quindi allora ritengo di aver presentato a tempo opportuno la mia richiesta di discutere le mozioni. Le due mozioni restano scritte perché erano scritte ancora prima dell'iscrizione della bozza, ovviamente, e quindi le lascio iscritte così come sono. Ritengo che dovesse presentare questa sera, così come ho presentato la sospensiva, perché ritengo due argomenti, quindi una discussione che ci sta all'inizio del punto da discutere, come lei ha evidenziato signor sindaco, inizia la discussione praticamente o l'introduzione del punto questa sera con l'illustrazione che verrà fatta, quindi io a tempo debito e secondo il nostro regolamento presento questa sospensiva e ovviamente se verrà respinta riformulerò in altra sede le stesse mozioni. Comunque le mie due mozioni restano iscritte e chiedo che vengano illustrate e discusse ovviamente come da regolamento prima.
prima della discussione del punto che si apra con l'illustrazione o che non si, ritenga aperta con l'illustrazione, ma lei ha confermato questa sera che l'illustrazione apre la discussione come io avevo inteso. Quindi, ripeto, presento la sospensiva a tempo debito come da regolamento e quindi chiedo e ribadisco che vengano discusse così come l'impegno già preso dal già presidente D'Auria. Grazie consigliere Viganò. Pertanto, quindi su richiesta del consigliere Maria Teresa Viganò, metto in votazione la richiesta di sospensiva per i suoi punti. Chi è favorevole? Nove favorevoli. Chi è contrario? Quindi, pertanto, scusate, chi si astiene? Non vedo nessuno. Pertanto, la sua richiesta di sospensiva non è accolta. Invito a sedere, quindi, nell'emiciclo del Consiglio, l'architetto De Wolf. Prego, consigliere Viganò. Penso che come in tutti gli altri casi del genere si debba dare la possibilità almeno di ribattere il risultato della votazione. Beh, prendo atto, d'altra parte non è la prima volta che in questo Consiglio non viene rispettata neanche la forma dettata dal regolamento, ma ormai a secondo degli umori degli assessori o dei presidenti di turno evidentemente si interpretano i regolamenti e le normative. Prendo atto della non volontà di discutere serenamente i due argomenti iscritti a tutto diritto già da due anni a questa parte, è logico che riformulerò la mia richiesta di discutere queste mozioni nell'ambito di tutto il pacchetto, come l'ha chiamato il signor sindaco, della discussione della bozza del PD, e prendo altresì atto appunto che ancora una volta vengono stravolte le regole, non osservate i regolamenti e, come dico, neanche almeno la correttezza di salvaguardare la forma. Grazie Presidente. Sempre sulla sua richiesta di sospensiva ho in prenotazione il signor sindaco Giacinto Variani, prego. Sì, visto che giusto per rispettare i regolamenti rispondo al consigliere comunale non come fatto personale, così almeno non interviene, visto che dobbiamo rispettare le regole, sono stufo. Il Consiglio Comunale è sovrano, lei non si può permettere di dire falsità, lei non si può permettere, non è fatto personale, quindi non ha detto, no, certo, lei sta dicendo falsità, il Consiglio Comunale è sovrano, quindi qui si può decidere di discutere, sovvertire e fare qualsiasi cosa, perché voi i consigli comunali siete sovrani e la democrazia è data dai numeri e qualche vinto le l'ha insegnato. Uno vale più di due, due vale più di tre, tre vale più di quattro. Non è così. I numeri, il contrario ovviamente, lo so, per vedersi intendenti. È sovrano il Consiglio Comunale, quindi non si fa una cosa illegittima come lei sta dicendo. Il Consiglio Comunale vota, lei fa una richiesta e il Consiglio Comunale in democrazia vota. Non è una cosa illegittima, è prevista dal regolamento, quindi lei non può adottare il regolamento a suo piacimento. Non può, non può assolutamente e non glielo permetto in qualità di sindaco e di garante della legalità del nostro territorio. Non è così. Lei fa una proposta e si mette i voti. Se la proposta non viene accettata, lei deve dire, mi scusi se le suggerisco, mi spiace che non venga accettata, ma non in disprezzo dei regolamenti, visto che il nostro regolamento prevede che venga messa i voti. Quindi non è una fantasia del presidente o del sindaco di turno, è il nostro regolamento. E io ancora di più le ho detto, guardi che verrà discussa, e lo decidete nella commissione capigruppo, all'interno della discussione. Stasera è l'illustrazione, qualsiasi altra mozione non vieta l'illustrazione. Poi ognuno rimane delle proprie opinioni, però non si può far passare il falso in consiglio comunale che in disprezzo alle regole si facciano altre cose.
la commissione capigruppo può decidere una cosa, questo consiglio comunale, anche contro il sindaco e anche contro lei, può decidere di discutere anche l'ultimo argomento che è iscritto da 10 mesi, perché ricordo che ci sono argomenti iscritti dal sindaco e da altri assessori o da altri consiglieri che sono iscritti ancora prima dagli argomenti che lei ha iscritto. Quindi è un falso messaggio dire che questa sera non si rispettino le regole in spregio di quello che presenta lei. Le regole sono iscritte nel nostro statuto e il Consiglio Comunale è sovrano, quindi si vota. Io le ho fatto un'apertura di credito dicendole: guardi che questa sera c'è solo l'illustrazione, le sue delibere concordate con i capigruppo si potranno benissimo discutere prima.